Non c'è praticamente giorno in cui non si legga di un incidente sul lavoro, spesso mortale, una morte bianca sui giornali. Quello di oggi abbiamo trovato dalle parti di Ardea, anzi una discarica alle porte di Roma, Malagrotta. Ma insomma ce ne sono eventi continui e sappiamo che ha fatto particolare scalpore di recente la morte della sedicenne Giovanna Curcio in provincia di Salerno e il grande crollo dei ponteggi del cantiere della Siracusa Catania, che avrebbe potuto avere anche un bilancio di morti e feriti molto più grave di quello che vi è stato. Su questa piaga si è pronunciato con un intervento anche direi irrituale rispetto a quello che fanno di solito i presidenti della Repubblica, il presidente Napolitano, e di questo dunque vogliamo parlare. Ne parliamo con Marco Stancati, direttore della comunicazione dell'INAIL. Buongiorno. E buon pomeriggio a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno Stancati, e con noi abbiamo anche Luciano Gallino. Buongiorno. Buongiorno. Che insegna sociologia all'Università di Torino. Abbiamo parlato anche qui a Fahrenheit del suo ultimo titolo pubblicato, Italia in frantumi, pubblicato dalla Terza. Ecco, l'occasione, oltre a quelle tristi che abbiamo appena ricordato, è anche la produzione di dati del rapporto INAIL, che danno segnali, danno molti segnali anche di complessa interpretazione. C'è stato un netto dissenso della CGIL in particolare sui dati forniti dall'INAIL, secondo cui nel 2005 vi sarebbe stato un calo sia degli incidenti del lavoro sia delle morti bianche. Mi sembra che il calo sia di circa il 3-4%. Del resto però, e qui chiederei subito una spiegazione, un'illustrazione della situazione a Stancati, il primo trimestre del 2006 segna invece un nuovo incremento. Esattamente, come ha messo in luce il Presidente oggi, abbiamo alcuni motivi, diciamo, come dire, di soddisfazione e altri motivi di preoccupazione. I fenomeni statistici sono spesso così. Allora, in una visione di medio periodo e l'ultimo quinquennio, gli infortuni sono diminuiti e non di poco, perché in termini assoluti sono diminuiti dell'8%, in termini relativi, cioè mettendo a confronto gli infortuni con la forza lavoro, sono diminuiti del 12%. La cosa che desta però invece preoccupazione ed è stata, come dire, già colta proprio a livello quasi intuitivo, direi, appunto dal capo dello Stato e poi nel messaggio che ha lanciato il giorno dopo il Papa nell'Angelus, è che i primi mesi di quest'anno sembrano andare in controtendenza. E perché? Perché sembra essersi, come dire, ripristinato quel quadro che nel 2001 ha creato una situazione dello stesso genere, cioè un anno in controtendenza, in un periodo nel quale gli infortuni appunto diminuivano, una ripresa industriale improvvisa dopo un certo periodo appunto di stagnazione, come dire, spinge a una produttività spesso esasperata con abbassamento dei livelli di attenzione per quanto riguarda la sicurezza. Il segnale del 2006 è ancora un segnale debole perché riguarda i primi tre mesi, quindi il dato non è assolutamente consolidato, però il nostro mestiere è quello, come dire, di attirare subito l'attenzione quando qualcosa sta andando in controtendenza, trattandosi di vite umane soprattutto, perché, come dire, per adottare immediatamente i provvedimenti necessari a cercare di ricominciare a erodere il fenomeno infortunistico. Provvedimenti su cui arriveremo ovviamente a soffermarci, perché sono poi l'elemento centrale di qualsiasi riflessione che altrimenti sarebbe semplicemente formale sul tema delle morti bianche. Io però chiederei intanto a Luciano Gallino, visto che appunto sono state mosse, diciamo, critiche o riserve da parte della CGIL a questo rapporto INAIL, ecco, quali limiti hanno rapporti di questo tipo? Che cosa può non emergere, anche magari con le migliori intenzioni, da un rapporto di questo tipo? I rapporti di INAIL sono le fonti statistiche migliori di cui si possa disporre. Naturalmente c'è in Italia una zona di capacità che si identifica con l'economia regolare, con l'economia sommersa, che sfugge alla maggior parte dei soggetti pubblici che devono fare delle si riesce a quantificare relative questo relative al lavoro. Com'è? Si riesce a quantificare l'incidenza del lavoro nero sugli incidenti sul lavoro e sulle morti bianche? Sì, non è semplice, ma comunque vi sono molte ricerche a livello europeo che dicono che il complesso del lavoro irregolare, che è fatto tanto da persone che prestano, sono costrette a prestare totalmente in nero la loro attività,
quanto da ore di lavoro irregolare prestate da soggetti che invece sono registrati, supera il 20%, potrebbe avvicinarsi al 25% del monte ore globale del lavoro prestato in Italia, che è una cifra semplicemente colossale. Vediamoci, la cosiddetta economia ombra, l'economia irregolare, esiste anche in altri paesi, ma noi siamo in testa a ogni immaginabile classifica per le dimensioni e anche per la durata, perché di questo problema si parlava già in termini non dissimili almeno 30 o 40 anni fa, e finora non si è riusciti a fare molto per contrastarla. E Gallino, per quanto... è chiaro che nell'economia irregolare poi i difetti di protezione materiale, i difetti di formazione, le carenze di ispezione sono molto più ampie che non nell'economia regolare. Ecco, quando noi parliamo di un'ampia percentuale di incidenti sul lavoro che si verificano nell'ambito del lavoro nero, dobbiamo pensare a delle situazioni come, per capirci, quelle descritte nel libro di Roberto Saviano, Gomorra, cioè una criminalità organizzata che produce fenomeni di subappalto incontrollabile, mancanza di garanzie, di protezioni adeguate sul lavoro e via dicendo, oppure diciamo pesa altrettanto una diffusa abitudine alla piccola illegalità, al non rispetto degli obblighi anche in regioni o in aree poco interessate dalla criminalità organizzata? No, è soprattutto la seconda ipotesi, quella che si regge. Il padroncino che non rispetta le regole, insomma. Non solo il padroncino, ma anche aziende tendenzialmente piccole e medie, ma non tutte piccolissime, che non rispettano le regole. Il problema centrale dell'economia sommersa è che, per quanto attiene a questo discorso, va a finire negli incidenti sul lavoro, nella loro elevata incidenza, e che l'economia irregolare non è una sorta di controeconomia, l'economia che fa concorrenza all'economia regolare, come spesso si sente dire, è una propaggine, un prolungamento, oggi come oggi, diventato fisiologico dell'economia normale, dell'economia formale o regolare, come la vogliamo chiamare. L'organizzazione stessa della produzione, sempre più frammentata in livelli spesso eccessivi di appalti e subappalti, che ad un certo punto quasi inesorabilmente sfocia nel lavoro irregolare. Intendiamoci, violazioni di vario genere, anche non penalmente sancibile, perché non so, è difficile sancire una carenza di formazione nell'ambito della sicurezza, anche se poi i risultati sono quelli, certo, che sono. Carenze di questo tipo vi sono anche nell'economia pienamente regolare, ma sta il fatto che man mano che si procede nella catena degli appalti, dei subappalti, che in certi settori, come nelle costruzioni ad esempio, può avere una lunghezza impressionante, la probabilità che non vi siano le protezioni fisiche, che i lavoratori non siano istruiti e che i lavoratori siano parzialmente o totalmente in posizione non regolare, crescono. Però non faremo, penso, molta strada fino a quando non si realizzerà che nell'economia contemporanea tutto questo fa parte della fisiologia dell'attuale modo di organizzazione della produzione, e non soltanto di una loro, come dire, patologia antagonista a ciò che è buono e normale. Un elemento fisiologico, quindi qualcosa che, come le morti bianche, siamo abituati ad associare a un mondo industriale, forse addirittura paleo-industriale, e che invece, come dire, non scompare, ma si ripete, si ritrova magari in forme diverse in un'economia avanzata. Io vorrei fare una domanda a Marco Stancati a questo proposito. Lo sviluppo tecnologico, che indubbiamente sta investendo da tempo un po' tutti i settori,
lavoratori. Proprio qualche giorno fa avevamo qui uno scrittore lavoratore come Antonio Pennacchi, che ci raccontava l'enorme differenza che c'è stata per lui e per i suoi colleghi di lavoro con l'introduzione dell'uso dei guantoni per la lavorazione dei cavi, in termini di diminuzione degli incidenti sul lavoro. Questo è ovvio. Ecco, mi chiedevo, lo sviluppo tecnologico, oltre a produrre ovviamente maggiori garanzie di sicurezza, determina anche nuovi pericoli? Dunque, allora, diciamo, in linea di massima, lo sviluppo tecnologico abbassa la soglia di pericolo. Pensiamo per esempio alla robotizzazione delle catene di montaggio, perché, come ha detto giustamente prima appunto il sociologo, attenzione, gli infortuni ci derivano soprattutto dalla frammentazione del tessuto produttivo, cioè dalla piccola e piccolissima impresa. Le grandi imprese, quelle poche che sono rimaste in qualche maniera, ce ne danno molti di meno di infortuni, proprio perché l'uomo è stato allontanato dalla macchina e sono subentrati i robot. Quindi la tecnologia in questo senso ha creato sicuramente condizioni di maggiore sicurezza. Per quanto riguarda i servizi, la tecnologia può costituire un nuovo fattore di rischio, nel senso che tecnologia spesso si associa a stress maggiore, a ritmi più stressanti, perché non stacchiamo mai dal lavoro e spesso la tecnologia ci aiuta a rimanere collegati appunto al lavoro, e quindi lì subentra l'elemento soggettivo della caduta dei livelli di attenzione, perché quello che bisogna capire, tutto vero quello che è stato detto prima, e tra l'altro posso dire anche che noi riusciamo a stimare anche gli infortuni che non ci vengono denunciati, per esempio, che comunque oggi sono un numero inferiore di quello che potevano essere 15 anni fa. A quanto li stimate? Noi li stimiamo intorno ai 180.000 gli infortuni che non ci vengono denunciati, ma questo dato, se lo proiettiamo a 15 anni fa, era superiore a 300.000. Quindi 180.000 all'anno rispetto a quelli denunciati, che mi pare siano sui 400? Che sono, no, 900, quest'anno 900, sono stati intorno ai 940.000. Sì. 180.000 non denunciati, che non vuol dire che sono tutti incidenti di grande spessore. Cioè, ricordiamoci sempre che a fronte di 940.000 infortuni denunciati, quelli che vengono indennizzati, cioè che hanno avuto delle conseguenze, sono intorno ai 640.000, e quelli che hanno avuto delle conseguenze permanenti, cioè che determinano un'invalidità di grado più o meno elevato, sono meno di 40.000. Cioè, queste sono le grandi cifre per capire il problema. Si fa spesso riferimento ai denunciati perché l'elemento di infortunio denunciato è quello che ci consente di fare poi paragoni con l'Europa, perché i dati che ci arrivano dall'estero sono sugli infortuni denunciati, non sugli infortuni indennizzati o sulle invalidità. Ma il dato veramente significativo, ovviamente, è quello da collegare alla gravità dell'infortunio. Mi scusi, la interrompo di nuovo, Stancati, ma vorrei approfondire questo punto. Il confronto con l'estero su questo piano come pone l'Italia? Allora, il confronto con l'estero su questo piano ci dà un'Italia che, sotto le medie europee, vuol dire che ha meno infortuni di quello che hanno i paesi cosiddetti dell'Eurozona. I paesi dell'Eurozona sono i paesi che hanno adottato l'euro, i 12 sono veramente. E questo che cosa vuol dire? Perché prendiamo quello a riferimento? Perché sono i paesi che sono più confrontabili per contesti socioculturali appunto ed economici. Quindi un'Italia molto diversa da quella che era l'Italia degli anni 60, nella quale purtroppo morivano 10-11 persone al giorno. Oggi siamo a 3 persone al giorno, purtroppo più della persona che ha citato lei, che è un dato che fa ancora immensamente paura. Per la prima volta nel 2005 siamo scesi sotto i 1.300 morti, ma comunque sono 1.280 morti, 1.280 vite umane stroncate. E a parte questo, oggi il Presidente ha dato un dato che ha fatto sobbalzare la platea: il costo degli infortuni per il sistema paese, non solo per l'INAIL, per il sistema paese è 41 miliardi di euro. Lei lo mette in relazione ai provvedimenti finanziari che si stanno adottando e capirà che se noi potessimo abolire gli infortuni sul lavoro avremmo bisogno di una finanziaria pesantissima in meno. Certo. E questo tra l'altro si collega, vorrei affrontare subito questo punto, alla questione degli interventi che sono possibili per limitare gli incidenti sul lavoro. In più occasioni è stata richiesta una maggiore attenzione nei controlli da parte di direttori dei lavori, ispettorati del lavoro, ASL, l'INAIL stessa. Si è fatto presente che queste rispettive autorità sono sottofinanziate o che le sanzioni sono insufficienti. Non abbiamo trovato una diagnosi e soprattutto una cura ben determinata e ben già indicata per
per cambiare questo corso magari di cose. Magari potessimo avere, come dire, delle cure standard prestabilite che ci risolvono il problema. C'è un certo accordo su quale assolutamente corso? L'accordo c'è, tra l'altro il ministro del lavoro è intervenuto in termini molto chiari appunto negli ultimi giorni, però non illudiamoci sinceramente di poter risolvere tutto con il problema dei controlli, anche perché le cose da controllare sono talmente tante e non possiamo avere, come dire, più controllori dei controllati inevitabilmente. Anche la grande attenzione per il settore delle costruzioni non vorrei che poi distraesse da altri rami industriali che rischiano invece di esplodere perché sono meno controllati. Allora è sempre un mix, quello che manca purtroppo nella nostra società è ancora una cultura della sicurezza generalizzata come valore sociale, l'ha detto il Censis qualche anno fa, lo ribadisco ancora oggi, la situazione è sicuramente migliore, siamo cresciuti culturalmente, però quando dico cultura della sicurezza intendo quella cosa per la quale già dentro casa nostra stiamo attenti a comprare per esempio, come dire, un po' meno tecnologia ma a mettere più salvavita, tanto per dirne una, oppure a stare più attenti quando andiamo in macchina, perché attenzione, l'abbrivio della patente a punti sta rallentando fortemente. Quindi lei ritiene che la responsabilità di questi centri sul lavoro sia in larga misura di coloro che li subiscono? Allora no, è un mix in cui incidono sempre cause oggettive e cause soggettive, perché anche quando diciamo che l'attività del lavoratore è una delle cause principali, non stiamo colpevolizzando il lavoratore, perché se lo sottoponiamo a dei ritmi stressanti, assumiamo una persona di meno, però facciamo fare tanto più straordinario alla stessa persona, è evidente che la caduta del livello di attenzione è forse più oggettiva che un fatto soggettivo, non so se mi spiego. Sì, no? Assolutamente chiaro. Quindi, sembrava che lei desse grande rilevanza anche all'elemento soggettivo. Però. L'elemento soggettivo è fondamentale, perché la caduta dei livelli di attenzione gioca un ruolo in tutti gli incidenti, poi bisogna andare a vedere da che cosa è provocata la caduta appunto del livello di attenzione. Purtroppo la botta dello stupido, io dico, ci capita a tutti almeno due volte nella giornata. Lei pensa a qualcosa di inconsulto che ha fatto stamattina o a qualcosa che ha cercato di prendere in alto salendo su una sedia? No, capita a tutti continuamente, no? Poi ci si fa male in un istante, quindi. Ma a parte questo, quello che noi dobbiamo dobbiamo prestare attenzione è che non ci siano costrizioni organizzative che ci costringono a lavorare in condizioni per il quale la sicurezza viene trascurata. Certo. E allora l'elemento soggettivo diventa l'elemento oggettivo. Io sentirei Luciano Gallino su questa stessa questione, quale tipo di attenzioni, quale tipo di provvedimenti si possono scegliere, sono più utili, effettivamente utili per contrastare l'incidenza, la ripetizione degli incidenti sul lavoro. Beh, la sicurezza, il comportamento sicuro sul lavoro può e deve essere oggetto di una formazione specifica, così come deve essere oggetto di interventi di natura materiale, dovunque ciò appaia opportuno e necessario. Ed è appunto qui che troviamo ancora oggi dei limiti, e forse qualcuno più di ieri, perché la formazione della sicurezza, che significa imparare i codici scritti e non scritti, detti e non detti, che occorre seguire per evitare incidenti in qualsiasi tipo di luogo di lavoro, tutto questo richiede tempo, richiede un impegno formativo, non solo da parte dei soggetti, ma da parte delle aziende che assumono e utilizzano il personale. Quindi Gallino, lei è d'accordo con la formazione che le protezioni di ordine più fisico comportano tempo e investimenti, e spesso l'uno e gli altri mancano. Lei è d'accordo con Stancati sul fatto che si rischia di attribuire un peso, un senso eccessivo ai controlli e quindi puntare troppo sui controlli, sulle verifiche? Controlli ritengo siano assolutamente fondamentali, però controllare ad esempio se sia stato fatto o no livello, se sia stato raggiunto o no un livello adeguato di formazione in un determinato impianto, anche in un determinato ufficio, in un determinato ambito lavorativo dove apparentemente non vi sono rischi, o sarebbe un onere veramente forse eccessivo, insomma, per il quale non si vede quali investimenti si potrebbero mobilitare. Ma è certo che molte aziende potrebbero e dovrebbero fare di più in tema, ripeto, di formazione alla sicurezza, oltre che di predisposizione di misure fisiche adeguate. Questo ha a che
fare anche con la questione tanto dibattuta della precarietà del lavoro. Quanto più è alto il numero dei lavoratori precari, tanto meno l'azienda ha, tutto sommato, interesse a investire nella formazione, perché dopo due settimane o due mesi quelle persone non saranno più lì. Quindi è un insieme complesso di misure e anche, chiamiamole con il loro nome, di investimenti che sarebbe necessario accrescere per poter ridurre il numero complessivo degli incidenti sul lavoro. E sono lieto che lei abbia tirato in ballo anche il precariato, perché in effetti queste nuove forme di lavoro. Voleva aggiungere qualcosa sull'argomento, Stancati? Sì, esattamente. Posso confermare questo dato, per esempio, per quanto riguarda le nuove forme di lavoro. Mentre per i parasubordinati, che sono quasi sempre nel settore, come dire, amministrativo dei servizi, l'indice di frequenza è più o meno identico a quello dei lavoratori subordinati degli stessi settori. Per quanto riguarda invece gli interinali, stiamo parlando soprattutto di quei lavoratori spesso per lavori appunto manuali, impegnati nelle costruzioni, nelle industrie, eccetera, registriamo un indice di frequenza doppio rispetto ai lavoratori che invece hanno un contratto di lavoro a tempo subordinato. Vuol dire che quella forma di lavoro più precaria che non flessibile, come dire, li induce ad accettare anche situazioni di sicurezza sicuramente più carenti, altrimenti non avremo un indice, come dire, così evidente, e che è una delle preoccupazioni che stamattina il Presidente Linea ha espresso, dicendo che una delle cose che ci tengono in tensione rispetto all'andamento del 2006 è anche quello del lavoro interinale. Affrontiamo anche la questione delle quelle che potremmo chiamare le categorie specifiche. Per quanto riguarda i minori, il rapporto INAIL mi sembra abbia dei dati consolanti. Gli incidenti sui minori sono diminuiti. Del resto il ministro dell'istruzione Fioroni ha annunciato che il governo pensa di innalzare l'età dell'ingresso al lavoro a 16 anni, anche questo dovrebbe avere un peso. Sarebbe buona e saggia cosa sicuramente, perché arrivare con una maggiore cultura generale, una maggiore cultura della sicurezza sul posto di lavoro sarebbe sicuramente meglio. Comunque guardi che anche la diminuzione delle fasce giovani non è mai un caso. L'INAIL, non solo l'INAIL, anche le ASL hanno investito moltissimo in sensibilizzazione dei giovani in età scolare per quanto riguarda i problemi della sicurezza, e questi sono risultati che tocchiamo con mano. L'importante è non far venir meno questi investimenti. Prima giustamente è stato parlato appunto dell'importanza della formazione. Negli ultimi anni l'INAIL ha finanziato corsi per circa 1 milione di lavoratori. Ora il Parlamento deve ridarci questa possibilità di finanziamento, perché è troppo importante. Le piccole e piccolissime imprese spesso hanno carenza di fondi, quindi la prima cosa che fanno è investono in attività produttive prima che in formazione. Se viene meno questo sostegno appunto dell'INAIL, se viene meno il finanziamento diretto nei progetti appunto di sicurezza, io temo che potrebbe essere un altro fattore che può provocare poi di nuovo quell'innalzamento della curva. Cioè non illudiamoci che abbiamo innescato una spirale virtuosa per cui gli infortuni diminuiscono comunque. Non è così. Come ci distraiamo, come molliamo un settore, guarda caso, e lo concentriamo l'attenzione su un'altra, il settore che abbandoniamo come livello di attenzione inevitabilmente tende a rifar sollevare la curva degli incidenti. E invece un settore, o meglio una fascia di lavoratori che sembrano più a rischio sono, come purtroppo è prevedibile, i lavoratori extracomunitari, e penso che questo riguardi in particolare ancora di più tutta l'area del lavoro nero, e soggetti a rischio anche per fattori, immagino, come la scarsa conoscenza della lingua in alcuni casi, la tensione e via dicendo. No, vorrei chiudere con una domanda a Luciano Gallino, perché abbiamo notato una cosa esaminando questi dati, e cioè che non solo sono più a rischio gli extracomunitari, ma anche le donne, cioè i numeri dell'incidenza di danni sul lavoro e anche di morti bianche per le donne non sono calati. Cosa sta succedendo, Gallino, nell'ambito, nel mondo del lavoro femminile in Italia, che tra l'altro mi sembra sia un mondo molto diverso da quello del lavoro femminile negli altri paesi europei? Intanto, per toccare un tema già emerso prima, bisogna ricordare che la precarietà del lavoro è prevalentemente femminile. Cala occupazione con caratteristiche palesemente precarie, circa il 65-70% sono occupazioni affidate a donne, quindi il rischio della precarietà non è equamente distribuito anche in questo campo tra
tra uomini e donne, ma si scarica soprattutto sulla componente femminile. E poi c'è da dire che le donne continuano a pagare il prezzo di, come chiamarle, attenzione politiche del personale, preoccupazione dei dirigenti delle risorse umane, che tutto sommato privilegiano l'elemento maschile rispetto a quello femminile, anche nel campo, ad esempio, nel campo della formazione. E quindi tra le donne è più probabile trovare lavoratrici precarie, è più probabile trovare lavoratrici un po' meno formate anche nell'ambito della sicurezza, adibite a mansioni meno pagate pur avendo un uguale contenuto professionale. Insomma, si tratta di un insieme di fattori piccoli, certo. Meno piccoli, che accrescono il rischio, certo. Allora, abbiamo parlato del rapporto INAIL sugli incidenti sul lavoro. Io ringrazio Marco Stancati, direttore della comunicazione dell'INAIL, e Luciano Gallino, che insegna sociologia all'Università di Torino. Grazie Gallino per essere stato con noi. Invito i nostri ascoltatori a raccontarci le loro esperienze in questo campo. Il campo degli incidenti sul lavoro, non dico addirittura delle morti bianche, spero che non riguardino molti tra i nostri ascoltatori, ma semplicemente quello degli incidenti sul lavoro, perché sono realtà che spesso non emergono e quindi ci interessa darle notizie anche con testimonianze dirette. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta: fare@rai.it.